È stata una sorta di amarcord in salsa granata, sponda salernitana, l'amichevole andata in scena al Morra di Vallo della Lucania tra la Gelbison e il Valdiano. Sulle due panchine infatti siedono due ex pilastri della formazione dell'Ippocampo. Su quella cilentana è approdato Pasquale Logarzo di Rofrano, su quella azzurrana valdianese Ciccio Tudisco. E alla fine ne è venuto fuori un buon test dal quale i due timonieri hanno potuto trarre utili indicazioni in vista dei primi confronti ufficiali che attendono i due team a partire dalle gare di Coppa Italia. Il match ha rappresentato una sorta di derby del Parco Nazionale tra le due principali rappresentanti nel panorama calcistico del territorio legato alla vasta riserva naturale. Alla fine si è imposta la Gelbison col punteggio di 2-0, mettendo a segno una rete per tempo. Sorrentino sul rigore nella prima frazione, Di Filippo ha fissato il punteggio nella ripresa. Ma al di là del risultato, che conta poco, il test ha evidenziato pregi e difetti. In casa valdianese il trainer Tudisco si è detto soddisfatto soltanto della prova fornita dai giovani under, mentre ha lamentato carenze nella zona mediana, dove effettivamente manca la giusta qualità per affrontare il massimo torneo regionale di eccellenza. Soddisfatto invece il collega Logarzo, che ha notato miglioramenti in questa seconda uscita stagionale contro una buona avversaria. Siamo sulla buona strada, ha detto. Sabato terza uscita con avversari ancora da stabilire, invece per il Valdiano il lavoro prosegue a Sala Consilina e sabato è previsto un'altra amichevole, questa volta contro i Lucani del Satriano, ma soprattutto sono giorni decisivi per mettere a punto l'organico e Tudisco insiste su questo aspetto, l'eccellenza va affrontata con gli uomini giusti.